19 ottobre, benvenuti al consueto appuntamento con Stefano Gattoni al racconto di Vallefoglia. Nel sommario di questa settimana, domenica scorsa, festa del Santissimo Crocifisso a Montecchio, a conclusione di una giornata dedicata soprattutto alle comunioni e alla cresime, una bella iniziativa della parrocchia, un concerto di cui vi parleremo, di cui manderemo le immagini. E questa settimana parleremo anche di uno dei problemi che ci sono stati segnalati dai nostri ascoltatori. In particolar modo parleremo dei problemi della viabilità su via 21 gennaio, sempre a Montecchio. In conclusione, la Proloco ha indetto un'assemblea pubblica nei giorni scorsi per rendicontare sui giochi tra quartieri, soprattutto da un punto di vista del conto economico. Domenica scorsa, a conclusione della festa di Montecchio, un bel concerto organizzato dalla parrocchia in collaborazione con Michele Antonelli, denominato Concerto della Sera. L'iniziativa è stata introdotta dal parroco Don Orlando, che ha detto una frase, secondo me, estremamente significativa, dalla quale mi associo, cioè il bisogno che abbiamo in una società che si sta sempre di più volgarizzando, dove prevale l'egoismo, di fare più cultura, di avere più cultura, e credo che questo sia un messaggio veramente, veramente importante e da condividere, e credo che tutti noi ci dovremo prodigare maggiormente nel limite del possibile per far avanzare la cultura e per fare arretrare l'ignoranza. E detto questo, il concerto è un concerto di musica, come si diceva, Michele Antonelli è stato l'organizzatore, ci sono state musiche di Vivaldi, di Pergolesi, di Andres, di Handel, di Franck e di Mozart. Estremamente interessante anche la presenza di musicisti, possiamo definirli così, professionisti. Vi ricordiamo tutti: Janina Zlanos, che è un mezzosoprano, Davide Felici, che è un clarinetto, Camilla Antonelli all'arpa e una giovanissima ragazza, pensate che nella stessa giornata ha fatto la prima comunione. E Anna Giulia Badia Ferri al violino, Cecilia Cartoceti al violino, Michela Zanotti alla viola, Akita Tano al violoncello e Jen Gambini al contrabbasso. Spero di aver pronunciato bene tutti i nomi, ma non ci metterei una mano sul fuoco. Comunque sono state, come potete vedere, sovrapposte alla mia voce. E come potete ascoltare, perché adesso sostanzialmente smetterò di parlare, per farvi ascoltare questa musica, è stata veramente una bella iniziativa ad onore e vanto di chi l'ha organizzata. Lo avevamo preannunciato la volta scorsa che avremmo dedicato, ecco, alcuni dei nostri titoli alle problematiche aperte nel nostro territorio comunale. Insomma, già diverse sono le segnalazioni che ci sono arrivate. Per motivi di spazio, nelle passate rubriche non abbiamo potuto parlarne, ma faremo uno sforzo da questa alle prossime per parlarne invece. E il tema che tocchiamo oggi è la questione legata alla viabilità in via 21 Gennaio a Montecchio. Via 21 Gennaio è una via particolarmente importante, di fatto è la via principale che attraversa il paese, perché dal cimitero degli inglesi risale fino alla rotonda che c'è davanti alla chiesa, per poi proseguire verso
e Macerata. E chiaramente questa è una via estremamente trafficata e nonostante il divieto del traffico pesante, spesso e volentieri invece passano anche mezzi pesanti, ma soprattutto nella parte che dalla rotonda della chiesa va verso le grotte, verso ecco, quest'altra parte di Montecchio, di fatto non c'è una continuità per i pedoni, non c'è un marciapiede e crediamo, condividendo le osservazioni che sono venute da alcuni ascoltatori, che questa sia una esigenza invece primaria, per cui compito mio come amministratore pubblico, già in altre occasioni ho avuto modo di segnalarlo all'interno della giunta, ma evidentemente non è stato sufficiente e sarà mio impegno prodigarmi di più perché uno dei prossimi investimenti dell'amministrazione, quella presente o quella prossima, siano proprio dedicati a questa, diciamo così, piccola infrastruttura, ma assolutamente necessaria da un punto di vista della sicurezza per i pedoni, con la raccomandazione anche ai vigili di monitorare con attenzione il traffico su questa strada perché in effetti, voglio dire, in diverse ore del giorno, ma anche della sera e della notte, presentano delle problematiche piuttosto evidenti. Martedì sera al Circolo Arci di Montecchio, la Proloco ha presentato il rendiconto dei giochi tra quartieri, soprattutto da un punto di vista economico. Era assente il presidente Tonucci, assente assolutamente giustificato. Qui facciamo gli auguri perché un giorno prima o 2 giorni prima, non mi ricordo, ha avuto una nipotina e quindi ha pensato bene, come avrebbe fatto ognuno di noi, a dedicare un po' di tempo a questo felice evento e ha presentato i conti economici Roberto Pedini, che è sempre stato in questi anni, voglio dire, il principale protagonista per quello che riguarda, anche per la sua professione, per quello che riguarda i conti economici. Ma andiamo ad indicare le entrate. Le entrate sono state per un importo complessivo di 10.399 euro e le voci riassunte nei titoli sono contributo da parte del Comune di Vallefoglia di 1.000 euro, il contributo da privati di 928 euro e il contributo dalla cena pronazionale amputati perché prima dei giochi tra quartieri all'Osteria Nuova c'era stata una iniziativa per raccogliere dei fondi a favore della nazionale amputati, se vi ricordate, che poi sono stati ospitati nell'ambito dei giochi tra quartieri e hanno partecipato anche a una gara dedicata alle persone abili e diversamente abili che ha avuto un grandissimo successo. La parte da leone delle entrate l'ha fatta la cena finale, quella fatta in Piazza della Repubblica la domenica sera con tutti i quartieri che ha incassato 6.000 euro. Le sponsorizzazioni sono state per 1.281 euro, per un totale complessivo delle entrate di 10.399. Le uscite sono state così suddivise per cibi e bevande, si è speso 2.255 euro, per l'ospitalità la nazionale amputati 1.350, per la fissione 281, materiale pubblicitario 1.524, materiale consumo 6.50, noleggio attrezzature 2.863, pratica amministrativa 83 euro, prestazione di terzi 710, diritti SIAE 250, spese varie 202, per un totale di 10.169,53. Questi sono, come ha spiegato bene Pedini, i conti pressoché completi, sono ancora in gioco alcuni contributi, in particolar modo uno della regione e alcuni rimborsi che devono essere effettuati. Però, grosso modo, ecco, i valori economici in entrata e in uscita dei giochi tra quartieri sono questi. Perché abbiamo voluto evidenziare questo aspetto e dando rilevanza anche ai conti economici? Perché i giochi tra quartieri sono una bellissima iniziativa che coinvolge tutto il paese di Montecchio e non solo oltre alla settimana dei giochi, per settimane e settimane prima e forse anche per qualche
settimana dopo, ma tutte queste cose stanno in piedi, oltre che per la forza dei volontari e per la passione che ci mettono, anche se i conti tornano, perché le spese cominciano a essere di una certa importanza. Ecco, questi attuali sono conti assolutamente in equilibrio e ne va dato merito alla Proloco, ai rappresentanti dei quartieri e a tutti quelli che ci hanno messo del loro per portare avanti questa bella iniziativa che speriamo duri, duri, duri molto nel tempo. Anche questa settimana abbiamo concluso. Da Stefano Gattoni, da www.cittafuturainfo, i migliori auguri di un buon fine settimana che si prevede, fra l'altro, soleggiato di nuovo a tutti. Ciao e appuntamento alla prossima.